continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. Situazione nebbia, ore 8 del mattino. Voglio dove riposa Terra e nebbia che speriamo si risolva velocemente. Iniziamo tra poco la giornata. Abbandonate le cene nerdi immerse nella nebbia, risaliamo verso la montagna con lo spettacolo in valle che si presenta così. La giornata è nuvolosa, ma non è prevista pioggia e quindi giocheremo, avremo magari maggiori contrasti tra il cielo azzurro e le nuvole nere. Allora, temperatura, stamani mattina, Licciana Nardi 2 gradi, nebbia. Adesso stiamo salendo in quota, come vedete non c'è più la nebbia e le temperature adesso si attestano intorno ai 6 gradi. L'abbigliamento da moto sta facendo il suo dovere e in certi casi fa quasi caldo. So che per qualcuno sarà un po' difficile da credere, ma quando sei vestito come si deve... da un passo che non so come si chiama. Eccoci qua, siamo alla nostra nuova tappa a Castello di Madrignano. Questa è la Val del Magra che si tempera verso il mare, che non vediamo, però la giornata resta nuvolosa. Siamo alla Spina di Madrignano, ingresso regolare, ingresso con ascensore o cremagliera, ma che credo sia sicuramente chiuso, come era abbastanza logico presupporre. L'ascensore è chiuso. Beh, facciamoci una scarpinatina fino al castello, peccato, sperando che si possa entrare. Vediamo. Volevamo il mare? Tac! Ci spunta campanile e ci spunta il castello. Siamo intorno al castello per il momento nella ricerca di un'eventuale porta di accesso, che speriamo ci sia. Il castello ha sicuramente il suo perché. Guardate che bellissimo, che meraviglia, che bellissimo, che meraviglia. Si entra, la porta è aperta e lo è da sempre praticamente. Quindi accesso al castello. E mentre arriviamo al cospetto del castello, facciamo due parole su come si struttura un viaggio così. Bene, allora, sul sito trovate, cioè sul nostro canale YouTube trovate intanto il video dedicato a come usare Google Maps e alla creazione di tutti i vari punti di interesse per essere poi collegati. Quindi, concettualmente funziona così. Si cercano i punti di interesse sul web, su internet, su Maps, sui libri, dove volete, e poi si puntano su Maps. Una volta puntati su Maps, si uniscono semplicemente creando un itinerario a più livelli. E intanto siamo arrivati all'ingresso, che è purtroppo drammaticamente chiuso. Ultimo sguardo al castello, sguardo alla valle, poi riprendiamo il nostro viaggio che adesso ci porterà verso il mare, la prossima tappa, che è una tappa importante del viaggio, molto importante. Il castello è sicuramente visitabile, ma non oggi. Però, come succede sempre, ricordatevi sempre di guardarvi anche alle spalle e guardate
che sguardo meraviglioso, che panorama meraviglioso. Se fossimo andati avanti non l'avremmo notato. Sarzana non è la tappa fondamentale che vi avevo detto prima, sarà quella successiva. Mi ero dimenticato di una tappa precedente. Bene signori, siamo a Sarzana e questo è l'ingresso della fortezza, della Sarzanella. Bellissimo, bellissima, bellissima. Cielo azzurro finalmente ci fa compagnia. E adesso vediamo se si può visitare, ma il cancello finalmente è aperto. Entriamo. Occhio alla testa. Stanza, diceva la gentile signora che ci ha fatto il biglietto, con gli stemmi nobiliari delle varie famiglie che hanno regnato sulla Sarzana e sulla zona. Torrone della Campana, o torrione più che torrone, perché sennò sembra che si mangi. Rimango incastrato con la borsa serbatoio, ma poi riesco a entrare e dal torrione. Oltretutto ci consente una bella vista sulla fortezza. Con le montagne che poi riguadagneremo nel pomeriggio dopo la prossima visita, quella importante, spero. Dimenticavo, beh, l'avete visto sicuramente dal video, ma se non l'avete visto, il biglietto d'ingresso costa 4 euro e la visita non è guidata, perché comunque non è vastissimo il contesto, ma è molto bello. Quindi siamo ritornati, ah no, ingresso alla torre. E siamo in cima. Intanto si stanno un po' alzando, 11 gradi, e non è che si va al mare a fare il bagno. Torre, le scale a chiocciola proseguono dai sotterranei. Per i giuni. Bella. Finire in prigione non era molto piacevole e, come ben sappiamo, nella maggior parte dei casi la permanenza in prigione non terminava mai con una scarcerazione definitiva, ma in buona parte dei casi nella morte del detenuto. E
adesso siamo nei sotterranei, che a quanto pare fanno il giro della base del castello. Sotterranei che o servivano come via di fuga o sicuramente come magazzino per le derrate alimentari. No, Santa Barbara, quindi qua erano stoccati le armi e le polveri. Le armi dopo, quando le polveri, scusate, quando sarebbero arrivate le polveri, ovviamente. Anche se Santa Barbara è, almeno per quanto ne so io, è più dedicato alle polveriere piuttosto che ai depositi di armi. Essere anche dislocata lontano dalla battaglia, lontano dai punti d'innesco, perché se una Santa Barbara viene colpita esplode tutto il castello, quindi inizialmente va gestita in un altro modo e quindi nei sotterranei è il punto più adatto. È sicuramente il punto più adatto perché è quello ultimo raggiungibile dai nemici. Per arrivare lì dovevano aver già conquistato il castello, quindi ok, questa disquisizione, continuiamo il nostro viaggio nei sotterranei. Abbiamo il trabocchetto, c'era qualcosa che colpiva eventualmente sui lati amici. Potrebbe essere questo. In effetti sì, ha l'inclinazione giusta per far sì che quando il nemico passa possa essere colpito da robe varie. Olio bollente, tutte queste menate qui lasciatele perdere, perché è stato detto più volte che non venivano naturalmente usati perché erano materiali che all'epoca erano troppo costosi per essere usati per un tale scopo. Quindi sassi e robe varie che comunque facevano il loro sporco lavoro. Ok, riapprendiamo all'esterno. Altro torrione. Là sulla parte opposta, quello più grande ovviamente, e ancora parte del forte, come vedete. Ha praticamente due linee difensive. Quindi esterna, fossato, e poi anche la parte interna che è comunque fortificata. Probabilmente serviva in caso di attacco anche per accogliere la popolazione sottostante. Queste costruzioni in cemento credo che non ci fossero, che piazzare fossero tutto sgombro per poter accogliere le persone. Almeno questo solitamente è allo scopo dei castelli difensivi. All'apparire del nemico si entrava nel castello, si chiudeva le porte e si sperava che l'assedio non durasse troppo. Ok, usciamo. Terminata la visita e facciamo il percorso intorno alle mura. Colliamo la cinta esterna muraria e poi rientriamo verso la moto e ci rimettiamo in viaggio per la prossima meta. Il cielo intanto si alterna fra nuvole e azzurro, era previsto che fosse così, non dovrebbe piovere, se non stanotte, ma stanotte saremo comunque al coperto. Continua a viaggiare con noi. Iscriviti al nostro canale, tanti nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un sogno, un'esplorazione, una scoperta e tanto divertimento.